tranvia, aumenta anche il sistema intermodale a Firenze, un successo anche per la regione. Sì, un successo anche per la regione perché siamo cofinanziatori di quest'opera, perché abbiamo strettamente collaborato con l'amministrazione comunale e con tutti i soggetti che hanno reso possibile questa realizzazione. Stamattina è veramente il premio ad una coralità di impegni che ci vede ringraziare tantissime persone, dagli operai che hanno realizzato, a chi ha programmato, a chi ha progettato, a chi ha finanziato, compreso l'Unione Europea che solitamente viene ricordata per la burocrazia, per magari avere atteggiamenti troppo rigidi nei confronti del nostro paese. L'Europa è anche questa, è quella che mette soldi per una migliore qualità dell'aria, per una mobilità sostenibile, che è un obiettivo della Regione Toscana. Infatti questa linea è un altro tassello che si aggiunge per una mobilità sostenibile in Toscana, perché la tranvia, anche la linea 3, sarà al servizio dei fiorentini, ma sarà al servizio di tutti i toscani, sarà al servizio dei turisti. Mi piace ricordare i toscani che magari arrivano a Firenze per andare a lavorare o per venire a Careggi per problemi sanitari. Troveranno un mezzo che darà certezze di tempi dalla stazione per arrivare a qua, ma anche un comfort e una comodità per il viaggio. Quindi davvero una grande giornata che proseguirà prossimamente con la linea 2, e poi io ricordo sempre che è già in fase di progettazione anche l'ulteriore estensione verso Campi, verso Sesto, per gli allungamenti di Bagnaripoli e per quanto riguarda anche Scandicci. Quindi un lavoro corale che continua, perché insieme si raggiungono risultati importanti.